Ciao book dipendenti, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un mega unboxing. Ci saranno libri, ci saranno candele e ci sarà anche un Funko Pop. Diciamo che a maggio forse ho un po' esagerato con gli acquisti, mi sono un po' lasciata prendere la mano e ho comprato davvero tante cose, quindi a giugno e luglio dovrò un bel po' trattenermi. Comunque ci sono delle cose che devono ancora arrivarmi, ma che vi farò vedere nel book haul. Intanto oggi vi faccio vedere le cose che mi sono già arrivate. Il primo libro che vi mostro non è un vero e proprio unboxing perché si tratta del libro che mi ha regalato il mio ragazzo al mio compleanno e che purtroppo non era arrivato in tempo per via del coronavirus. Infatti alla fine il mio ragazzo ha dovuto annullare l'ordine, ha dovuto ricomprarlo perdendo purtroppo lo sconto del 15% visto che adesso c'è la legge del 5% e quindi me lo ha dato già senza la sua scatola. Si tratta di Non ti ho mai promesso un giardino di rose di Joan Greenberg. Questo libro io già so che mi farà piangere tantissimo e già mi piace per il titolo, per la copertina, per quello di cui parla. So che ne hanno tratto anche un film del 1977, ma penso che lo vedrò dopo aver letto il libro. In pratica si tratta di un'autobiografia romanzata. La protagonista è Deborah, una ragazza di 16 anni che viene ricoverata con la diagnosi di schizofrenia. Deborah sente continuamente delle voci, crede di non appartenere alla Terra e di essere superiore agli altri esseri umani, che sono solo in grado di provocare sofferenza agli uni agli altri. Per questo si rifugia nel mondo di Ir, dove lei è sia regina che vittima. La psicoterapia rappresenterà un percorso molto difficile e molto duro, ma che alla fine le permetterà di raggiungere la consapevolezza di se stessa. Come detto all'inizio, io già so che piangerò tantissimo con questo libro e che lo amerò. E spero di riuscire a leggerlo presto per potervene parlare approfonditamente. Spacchettiamo adesso questo pacco che mi è arrivato da Amazon. Dentro c'è il mio amato Pita. Finalmente sono riuscita a prendere un Funko Pop di Hunger Games perché sono praticamente introvabili. Quelli che ho trovato costano veramente tantissimo sia su Amazon che sul sito tipo di Pop in a Box, probabilmente perché erano edizioni limitate, non lo so. L'unico comunque a prezzo accessibile era Pita, guardate quanto è bello, e adesso ovviamente ve lo faccio vedere, anche perché io, come potete vedere, li tengo sempre fuori dalle loro confezioni. Conservo la scatola perché magari mi serve per traslochi o trasporti vari, però sulla libreria li tengo fuori dalla scatola. Ed eccolo qui. Cioè, guardate quanto è bello, è stupendo. E l'ho già messo sul suo scaffale. Andiamo adesso a spacchettare questo bel pacchetto che contiene in pratica le quattro candele che ho comprato da Millie di Nerdy Candles. Vi ricordo che io sono rep e che se usate il codice sconto HopefulNerdy avrete il 10% di sconto. Come già sapete, a me Millie aveva mandato tre candele a scelta, che erano una di Darth Vader e due di Harry Potter, ovvero Serpeverde e Corvo Nero. Quindi dovevo completare la mia collezione di Harry Potter, per cui ho preso le altre due, ovvero Grifondoro e Tasso Rosso. Questa qui è quella di Grifondoro, non so se si vede bene. Comunque, ecco, vi faccio vedere i colori, che sono proprio quelli della casata. E sa di citronella e melograno. E infatti si sente molto fresca. Invece quella di Tasso Rosso sa di biscotti alla cannella, anche qui ci sono i colori della casa. E infatti è molto dolce, sa tantissimo di cannella, quindi mi ricorda un po' il Natale. Le due candele che vi ho fatto vedere prima sono nella versione regular, però da poco tempo Millie ha iniziato a fare anche le mini size. Quindi ho deciso di prenderle perché sono veramente molto carine e le ho prese ovviamente di Hunger Games, visto che ho tantissimi gadget di Harry Potter, ma di Hunger Games non ho praticamente niente a parte Pita adesso. Quindi ho preso questa qui di Katniss, come vedete Millie ha deciso di attaccare l'adesivo perché sul tappino non sarebbe mai stato visibile visto che è molto piccolo. Questa qui sa di incenso e agrumi. E infatti a me ricorda tantissimo il caminetto che mia nonna aveva e spesso nel braciere ci metteva le bucce di arancia che andavano a profumare tutta la stanza. Come vedete è di questo bellissimo arancione. E poi abbiamo quella di Pita che invece sa di vaniglia e cannella. E anche questa mi ricorda tantissimo il Natale.
dolcissima, proprio come il mio amato Pita. Il resto dell'unboxing riguarderà solo libri. Cominciamo con questo, che mi è arrivato dalla casa editrice Albatros, quindi una collaborazione. Ed è il libro di un'autrice molto dolce e molto simpatica che io conosco, ovvero Sabrina Spaziani, di cui vi lascio nella descrizione del video il link del profilo Instagram e anche quello del libro. Il libro si chiama Entanglement, come il fenomeno fisico, e guardate che cover, è bellissima, a me piace un sacco. Si tratta di un urban fantasy e come voi già sapete io non amo gli urban fantasy, non li leggo praticamente mai, però questo libro mi ispirava lo stesso. La protagonista è Eva, una ragazza molto bella di Beverly Hills che è molto legata alla sua amica Sofia. È orfana di padre e cerca di costruirsi da sola la sua vita. Un giorno incontra Julian, un ragazzo bellissimo ma allo stesso tempo molto cinico ed arrogante. Tra i due nasce una strana attrazione e in pratica Eva viene catapultata in un mondo misterioso, pieno di magia e del tutto nuovo che non conosceva. Questo libro è un mix davvero molto promettente perché ci sono una maledizione misteriosa, un destino già scritto e anche streghe e vampiri. Poi c'è questo pacchetto in cui c'è il libro che vi avevo in pratica consigliato nella mia rubrica Milena consiglia libri, ovvero Your Name di Makoto Shinkai. Questo è proprio il romanzo perché so che esiste anche il manga e dovrebbe essere in 3 volumi. Dovrebbe esserci anche il secondo, questo è il primo, e lo leggerò verso fine maggio. Di questo libro vi avevo già parlato nella TBR di maggio, per cui vi linko il video da qualche parte. Infine c'è questo bel paccone che ho preso sul sito della Feltrinelli e contiene 3 libri. Eccoli qua, adesso ve li faccio vedere uno a uno. Il primo è un libro che ho preso a un prezzo stracciato perché ha un prezzo di copertina di 6,90 € e io l'ho pagato circa la metà, se ricordo bene. E si tratta di Cioccolati Joan Harris con questa bellissima cover che fa venire fame e voglia di cioccolato ed è il famoso libro da cui è stato tratto il film con Johnny Depp, che a proposito, se non avete visto, vedetelo perché è veramente bello. È un libro che dovrei leggere con Flavia di La magia di un libro e Andrea di andre.read, vi lascio il loro link nella descrizione del video, ma non si sa quando lo leggeremo perché ovviamente siamo pieni di libri e non sappiamo come inserirlo nelle nostre TBR. Parla di Vienne, una giovane donna molto attraente e molto simpatica che va a vivere in questo villaggio proprio il giorno del martedì grasso. Nel villaggio apre una pasticceria che getterà subito scompiglio tra le persone, soprattutto nel giovane curato. Il villaggio quindi diventerà molto più disordinato e ribelle, ma soprattutto più felice. Il secondo libro presente nel pacco è Caraval di Stephanie Garber, un libro che mi ispira da tantissimo tempo e che finalmente sono riuscita a prendere anche ad un prezzo abbordabile, visto che comunque è la copertina morbida e non quella rigida. Leggerò questo libro a giugno con il GDL organizzato da Cristina di Il Mondo di Cree e Serena di Un amore di carta. Vi lascio sempre il loro link nella descrizione del video. La protagonista è Rossella, una ragazza che non è mai uscita dalla piccola isola su cui abita insieme alla sorella Tella e al padre potente e malvagio. Lei ha sempre sognato di far parte di Caraval, uno spettacolo itinerante molto misterioso e molto particolare. Il padre le sta combinando il matrimonio, ma lei riesce a scappare dall'isola insieme alla sorella Tella e ad un misterioso marinaio. Appena arrivati a Caraval, Tella viene rapita da Legend, il direttore dello spettacolo, e Rossella scopre che quell'edizione di Caraval è proprio incentrata sulla sorella e l'obiettivo non solo suo, ma anche di tutti gli altri partecipanti è appunto quello di ritrovare Tella. Sogno e veglia si mescolano fino al punto in cui negare la magia è impossibile, ma che sia realtà o finzione, Rossella ha solo 5 notti per ritrovare sua sorella Tella. Infine, il terzo libro è Il portale degli obelischi, il secondo libro della trilogia La terra spezzata di Jemisin. Io sto leggendo la quinta stagione, sono arrivata tipo a pagina 120 e poi ho lasciato per leggere Ballata dell'usignolo e del serpente della Collins. E l'ho amato, la Jemisin è già diventata una delle mie 3 autrici preferite, per cui anche se l'Oscar Wilde mi ha molto gentilmente mandato il PDF del Portale degli Obelischi, ho deciso di comprarlo perché già lo amo e già so che vorrò continuare a leggerlo. Non vi dico niente della trama perché io non l'ho ancora letta, visto che devo ancora finire il primo libro. Ma se non l'avete ancora letto, dategli una possibilità perché è veramente bellissimo.
Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in maniera tale da restare sempre aggiornati. Nella descrizione del video vi lascio tutti i link che vi ho detto prima, più quello dell'affiliazione ad Amazon, la mia wishlist di Amazon, tutti i link di Amazon per comprare questi libri e i link per seguirmi. Grazie mille per aver visto il video e perché mi seguite sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, book dipendenti!